In questo video voglio parlarvi di 5 risvegli da brabadabadividi che mi sono capitati, insomma, è per ridere, però cioè, insomma, al momento un po' così un po' spaesata, però poi è da ridere. Parto dal quinto, che è quello meno pauroso, diciamo così, al primo, che per me è. Cioè, ancora ce l'ho impresso nella testa come se fosse successo ieri ed è successo 17 anni fa, perché avevo circa 18 anni. Partiamo dal quinto, che è quello, diciamo, genericamente quando qualcuno ti fissa. Allora, praticamente stavo dormendo, è successo un po' di volte, stavo dormendo, mi sono svegliata sentendomi fissata e c'era Sophie in piedi dalla mia parte del letto, così. Buio pesto, questa figura che mi chiama. Mi sono svegliata proprio perché mi sentivo fissata, insomma, non proprio fantasticissimo. Fortunatamente era Sophie, grazie a Dio. Il quarto risveglio da brivido. Allora, stavo dormendo. Allora, già io ci impiego, lo sapete, un sacco di tempo per addormentarmi. Cosa è successo quest'estate? Un sacco di tempo per addormentarmi, stavo dormendo. A un certo punto ho sentito un solletico strano in faccia, proprio un solletichino fastidioso, nel senso, stavi dormendo, quindi un solletichino. Ho allungato la mano dove avevo il prurito, ho fatto così e ho acchiappato qualcosa. Allora ho acceso la luce ed era un ragno, cioè avevo il ragno. Un ragnetto così che mi stava passeggiando sulla faccia, sul cuscino, faccia tranquillo che lui si stava facendo il giro panoramico. E dico: ma scusa, non potevi andare? Stavo dormendo. Il ragnetto che mi passeggiava sulla faccia l'ho appoggiato poi in terra ed è andato via. Poi il terzo risveglio da brivido, cioè dormi, silenzio assoluto, perché comunque di notte rumori non ce ne sono. A un certo punto, spero che si senta, perché adesso ve lo avvicino. C'è. Della bambola, così. Allora, abbiamo ipotizzato, perché non è possibile che da solo i giochi nella cesta magari si muovono, uno schiaccia sopra l'altro e allora parte. Questa è la stessa risata che ho fatto per fare il killer clown, il video del killer clown. Dormendo tranquillo, che la bambola malefica che fa la risata, cioè abbastanza inquietante. Poi al secondo, diciamo che sono a pari merito, sempre silenzio assoluto, mentre dormi, quindi ti svegli, ci siamo svegliati e Robby perché sentivamo una musichetta. Sentivamo la musica, a un certo punto la musichetta però smetteva, quindi cessava di suonare. Ci alzavamo, controllavamo dappertutto, si capiva che cacchio fosse. Giorni dopo, è successo molte volte. Dormendo, tutto nel silenzio assoluto, parte questa musichetta. Diciamo, ma che cacchio è? Ci siamo alzati, abbiamo controllato, niente. È successo parecchie volte, poi abbiamo capito che cavolo era. Adesso non ve lo posso sentire, far sentire perché le batterie sono scariche. Questo è il tablet di Sophie, il tablet da bimbi, però quelli proprio da bimbi. Quando funzionava, era touch, è un tablet touch, quindi bastava sfiorarlo e si sentivano le musichette. Ci sono dice il cane, il gatto, quindi ti fa le musichette, i versi degli animali, è molto molto carino. Abbiamo scoperto che Okipa, quando lui era appoggiato in terra, Okipa ci passeggiava sopra e faceva partire le canzoncine. No, vabbè, ma quando l'abbiamo scoperto, non riuscivamo a capire cosa fosse. Poi, sentendo le musichine mentre Sophie ci giocava, abbiamo sentito la musichina che partiva di notte all'improvviso e abbiamo detto no. Quindi Okipa, mentre, perché la notte dorme dentro,
soprattutto d'inverno, ma anche d'estate, comunque dormiva dentro la sua cestina, la sua cesta, e faceva partire la musichetta. Le risate quando ci siamo arrivati, è una cosa pazzesca, perché poi partiva all'improvviso, poi sempre la stessa musichetta, mi stai dormendo. Primo, questo è il podio, perché, cioè, per me, sono robe per ridere, è proprio un video per ridere, questo però per me è traumatizzante, nel senso che io ho il terrore delle blate, cioè mi danno proprio con quelle antennine, sono velocissime, mi fanno proprio schifo, divento pure scema quando le vedo, tranne davanti a Sofì perché faccio finta di niente, sto morendo, però che so, le vedo una blatta, faccio finta, però sto proprio, sono in crisi. Allora, vivevo ancora con i miei, appunto, quando avevo circa 18 anni. Camera mia, io dormivo con mio fratello, avevamo la stessa stanza, quindi dormivamo assieme, stavamo dormendo, a un certo punto mi sveglio perché ho sentito un rumore, avevo il perlinatto sui muri, non il muro imbiancato, avevo il perlinatto e sento un rumorino tipo sul legno, un rumorino così. Mi sono svegliata e gli ho detto, tanto c'è una blatta nel muro. E lui come ha detto, perché c'è una blatta nel muro? Accendo la luce, avevo il letto, il comodino e poi attaccato, cioè proprio a un tanto così, e avevo il muro, era proprio vicinissimo. Accendo la luce, cioè avevo la blatta qua, che è nel muro. Mi sono sentita male, ci ho azzaccato un urlo da paura. Quella mischina si è spaventata più di me, quindi si è lasciata cadere. Non la trovavo, chissà dove cavolo si era infilata questa blatta. Vado da papà e mamma in camera, papà c'è una blatta, mio papà, tolgo, salutala, salutala, te la faccio vedere io, salutala. Mi sono messa in mezzo a loro nel lettone, Antonio di traverso così, perché lui aveva 10 anni, 9 anni, noi abbiamo 9 anni di differenza, quindi mi sono messa lui così, io nel letto, abbiamo dormito tutti insieme, te la faccio vedere io, salutala, cioè secondo il folle, io sarei tornata in cameretta non sapendo dove era finita la blatta. No, 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 abbiamo dormito tutti insieme appassionatamente. Questo per me è stato uno dei risvegli più brutti in assoluto. Cioè, l'idea di questo video mi è venuta da poco. Non stavo dormendo perché stavo aspettando di prendere il sonno. Ho detto, ma mi sa che faccio il video così per ridere dei 5 miei risvegli da brividi, diciamo che adesso forse lo chiamerò così, dei risvegli da brividi. Io ce lo sapete, ne ho fatto uno anche prima, ma un controllo perché era proprio per farci due risate. Fatemi sapere i vostri risvegli da incubo, da brividi. Se vi è capitato qualcuno di questi che vi ho raccontato io, o se vi è capitato qualcuno di qualche altro episodio di risvegli un po' bruschi, un po' paurosi, fatemi sapere, così ci facciamo due risate insieme. Ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, un po' diverso dal solito, e aspetto di leggervi, mi raccomando, grazie per averlo visto. Se vi è piaciuto, spolliciatemi, mi raccomando, ed iscrivetevi per non perdere i prossimi video, attivate anche la campanellina delle notifiche, così non perdete i miei prossimi video, appunto. Grazie mille, io vi mando tanti tanti super baciottissimi e se vi va ci vediamo al prossimo. Ciao!